Ho avuto delle esperienze in due società di calcio minori d'Ancona, che non dico. Voi avete tutti toccati i tasti più o meno così filosofici, diciamo, ma quello reale non l'avete toccato nessuno. Cioè, questa società qua va aiutata moltissimo, secondo me, ma non perché io vi faccia parte, perché questa società qua è l'unica che cerca da dare amore ai ragazzi, da dare rispetto, mentre le altre società, passiamo alle cose reali, non gliene importa niente dei ragazzi, o limitatamente, adesso tranne l'Ancona Calcio, che è società una, ma le piccole società, questo è il realismo, ragazzi, le piccole società vogliono solo i soldi dai ragazzi. Se il genitore dice mio figlio deve giocare centravanti, l'allenatore lo deve far giocare centravanti, se no lui viene preso e viene espulso, viene eliminato, come è successo a me in due società. Se io allenatore giudico un ragazzino più bravo, che è il mio lavoro, in difesa, mentre che in attacco, come vogliono giocare tutti, ti fanno automaticamente fuori, perché non gliene frega niente dell'allenatore, contano solo i soldi. Mentre questa società, io ho accettato subito di parteciparvi a costo zero, gli ho detto fate voi, mi date 20 euro, 50 euro, giusto per la benzina, quello che vi pare, perché all'anno. Non l'hai iscritto, glielo dici adesso. Però qui si ama il ragazzo, si educa a stare insieme al ragazzo, si a parte prescindere da tutte le cose che già abbiamo detto, rispetto e cose varie. Nelle altre società però contano molto i soldi e poco tutti gli altri valori. Ecco quello che volevo dire. Questo ve lo dice uno che c'è stato dentro nelle società. Grazie. Ecco qua. Grazie, scusate, prego. Le domande che facciamo chiudere all'assessore. Invito, visto che parlavamo delle iniziative, a sabato 14, un'altra iniziativa direi importante, che è quella della festa della notte dorica, in cui lo sport tornerà protagonista. Approfitto e lascio la parola di chiusura. Allora, come all'inizio sarò breve. Volutamente non ho voluto parlare di tanto di questa iniziativa all'inizio di questa conferenza stampa, perché era giusto dare spazio ai protagonisti che hanno creato questa cosa e le autorità che erano qui presenti, però mi fa enorme piacere aver sentito tutto questo che ci siamo detti oggi. Poi magari parleremo con lei sul discorso che ha tirato fuori. Non credo che tutte le società siano come le due sue che ha partecipato. Guardi, senza polemica, perché qui parliamo di rispetto, e rispetto è anche non parlare degli altri quando non sono presenti. E io vengo da 30 anni di mondo di sport. Intanto diamo il buon esempio noi, ognuno di noi, senza parlare degli altri, che penso sia la cosa migliore. Parlo da uomo di campo, da giocatore professionista nella mia attività, da allenatore professionista che lo fa gratis, come lei diceva, allenatore della nazionale. Quindi non condivido quello che lei ha detto, perché ci sono tante persone che conosco che lavorano in modo eccezionale, ce ne sono tante, eccezionale. Comunque vabbè, non è una polemica oggi, e comunque veramente in bocca al lupo ragazzi, perché io spero questo, e con questo concludo: dobbiamo riportare lo sport al centro della società civile, perché lo sport sarà sinonimo per i nostri ragazzi di, come abbiamo detto tutti, integrazione, socializzazione, saper rispettare le regole, un futuro, il sacrificio del campo, la sconfitta, il rispetto dell'avversario quando sono stato sconfitto e quando ho vinto, regole di vita incredibili. Quindi io prima non ho voluto parlare di niente, perché per me, vivo di sport da sempre, sogno queste cose, spero che, visto che siamo un po' indietro rispetto alle nazioni europee, che hanno come base culturale lo sport come uno dei primi elementi istituzionali proprio di valori che mettono proprio i governi, quindi spero che Ancona sia al centro di questa rinascita dello sport italiano. Quindi in bocca al lupo veramente a tutti.
Grazie, adesso se i giornalisti volevano fare qualche domanda.